sobem se Angelica. Mi chiamo Angelica e amo la cipolla cruda. Non riesco a immaginare un piatto di carne alla brace senza la cipolla. Rosso come il sangue dei partigiani, rosso simbolico, legato intorno ai nostri piccoli tenui cuori, rosso sacrificio, significato, serietà.
Bisogna avere un papà che lavora in fabbrica. Compagna maestra, anche Tito era povero, eppure è diventato Tito e anche Tito aveva ripetuto una classe. Perché? Perché noi non possiamo ripeterla? Bambini, allora erano altri tempi. Tito non aveva le possibilità che avete voi. Tito era un metalmeccanico. Siamo i più intelligenti. La mia patria è la più bella patria di tutto il mondo. Applausi. Applausi per Angelica. Applausi. Applausi per Angelica. Applausi. Applausi per Angelica. Voglio essere una stella. Questo della Jugoslavia di Tito è molto trendy. Applausi. Applausi per Angelica. Applausi. Che vi aggiù il teatro. Aspettavo il mio momento ed ero certa che sarebbe arrivato. Voglio fare l'attrice, ma mia madre è contraria. È fissata con l'idea che mi spoglierò nuda davanti alle telecamere. Lei vuole che io faccia la dottoressa, ma non sa che da noi le attrici si spogliano solo dopo essersi iscritte all'accademia. Lei vuole che io faccia la dottoressa, così può essere orgogliosa di me. Sasha, ti ricordi? Nella nostra famiglia piangere non è dignitoso. Se qualche volta vedevamo nostra madre piangere, lei diceva che aveva tagliato la cipolla. Così durante tutta la nostra infanzia eravamo convinti che i bambini piangessero solo per colpa del mestolo e le mamme per colpa della cipolla.
fatto è che eravamo dei bambini molto ben educati. Sono orgogliosa di me. Mismo Titovi, Tito Jenaš. Ho tutto, abbiamo tutto. Trieste? Anche Trieste è nostra. Le strade, le piazze, i bambini con delle scarpe che non avremmo mai potuto avere, i gelati colorati, la pizza, gli spaghetti e poi quelle bambole immense, trascinate dall'Italia, con lo sguardo triste e cupo che mugghiano «Mamma!». Averle testimonia che anche noi facciamo parte del mondo. Averle significava che anche il mondo era un po' nostro. Amo la Jugoslavia. Sì, lo so, suona come un cliché, però è così. La Jugoslavia per tutta la mia generazione non è stata nient'altro che vacanze. Estate, inverno. Slovenia? Bosna? Hrvatska? Io sono jugoslava! Tutti siamo jugoslavi! Il passaporto rosso, l'articolo più caro nella borsa nera dei documenti rubati, il pesce del nostro Adriatico, l'inglese che si studia a scuola e poi la musica. Abbiamo rinnovato l'unità e la fratellanza attraverso la musica. Tutto è una festa continua. Beograd, Sarajevo, Skopje, Ljubljana, Zagreb. Tissi moja, čokolada, čoko, 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 čokolada, i da nema ono kada, ja bih te ljubio. Tissi moja, čokolada, ja sam tvoja. Yeah.
umro, jedruk, Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Umro je drug Tito. Morto il compagno Tito. Tito died. Belgrado, città necrofila. Ai morti, sempre meglio che ai vivi. Funerale di Tito, un vero spettacolo. Piangono tutti, tutti orfani, e tutti fanno a gara. A gara. A chi renderà più volte omaggio alla salma di Tito. Come sono sfortunati tutti i morti in questo periodo. Nessuno mi piange. Angelica, come sei morbosa, ne ho dita con morbide, ma non hai rispetto per nessuno. Questo sicuramente non è il mio momento. Sono cresciuta con l'idea che niente potrà mai separarci, che ci legano le strade, le vie, l'economia, la poesia e i ponti. Che ci legano le strade, le vie, l'economia, la poesia e i ponti. Come si fa a distruggere un paese così bello? Come si fa a distruggere un paese così bello? Come si fa? Come? Donne e mezz'ore. Nel nostro paese. Questo non va a finire bene.
del nazionalismo serbo. E io non capisco. Pavle, non capisco. Mi ha fidanzato Pavle. Ha osato picchiarmi. Mi ha dato uno schiaffo fortissimo. Sento una voce provenire dalla televisione. Nico Nesbeda va sbie! Nico Nesbeda va sbie! Nessuno può picchiarmi! Nessuno può picchiarmi! Alzo meglio il volume per sentire Slobodan Milošević che parla ai serbi del Kosovo. Nessuno può picchiarmi, nessuno può picchiarti, nessuno può picchiarmi. Angelica, su con la testa. Slobodan Milošević salverà la Serbia. Slobodan Milošević salverà la Serbia. Mi sento forte e determinata. Devo amare qualcuno. La classe operaia non è più di moda. Decido di amare questo che in questo momento è più semplice. Decido di amare l'esatto contrario di tutto ciò in cui credo. Io sono la Serbia. La Serbia è come me. Cerco un fidanzato ideale. La Serbia trova Slobodan Milošević. Le sue parole, la sua voce. È una voce piena di orgoglio e di coraggio. È una voce che aspettavamo da decenni! Io sono serba! Sono diventata serba! Sono diventata serba per i picca! Questa mia servitudine mi riempie di un'enorme quantità di autostima! Io e il popolo serbo, uniti in un perfetto, meraviglioso abbraccio! Non ho mai avuto fortuna con gli uomini. Gile l'ho conosciuto sul volo Dubrovnik-Beograd. Ah, le generazioni di oggi non sanno come fosse bella Dubrovnik. E come Rovinj diventasse una vera città cosmopolita per gradese sull'Adriatico. Lui abbronzato, io abbronzata, le onde del mare Adriatico blu dietro alle nostre spalle. Lui è alto, bello, moro, un tipico ragazzo che potrebbe fare qualsiasi pubblicità in qualsiasi parte del mondo. Ci siamo sposati dopo 3 mesi. Il matrimonio è stato stipulato, così si diceva prima che la chiesa diventasse di nuovo di moda. Dile adora la pizza. Mi ricordo l'ingresso della pizza in Serbia. È stato un fatto rivoluzionario. La pizza era considerata la base su cui potevi metterci qualsiasi cosa. E allora il genio culinario serbo faceva la pizza con kajmak, ajvar, carne macinata fritta, ciccioli, cipolla e tutto questo con molto, molto ketchup. Ma questo era durante il nostro benessere economico, il nostro ultimo benessere. Il mio matrimonio con Gile è fallito presto, come anche il mio paese. Tutto è successo in un lampo. Nessuno se lo aspettava. Io credo molto nella multiculturalità sessuale. Sì, esatto. Credo molto nella multiculturalità sessuale. Come
di Tito. Ecco, l'esempio eclatante di questo è una tipica famiglia jugoslava. Laza, il mercante serbo, e sua moglie Irinka hanno due gemelli, uno con il nome sloveno e l'altro con il nome serbo. Quando è iniziata la guerra in Slovenia, Laza era sempre più preoccupato perché sua moglie Irinka non riusciva a tornare e i gemelli erano su due fronti diversi, uno sul fronte serbo e l'altro su quello sloveno. Un giorno, mentre passeggiavo di fronte al suo negozio di frutta e di verdura, ho visto lì dove prima c'era la fotografia di Slobodan Milošević che sorride in mezzo alla frutta e alla verdura e dove ancora prima c'era la fotografia di Tito. Ho visto il necrologio di uno dei due gemelli. Nel momento esatto in cui la Slovenia ha dichiarato l'indipendenza, Laza si è impiccato in quello stesso negozio di frutta e di verdura. Non so che cosa è meglio. Non so se è meglio che i serbi vincano o perdano la guerra. Per me è importante che abbiano ragione. Se i serbi hanno ragione, ho ragione anch'io. I miei amici non mi sopportano. Mia madre è disgustata dalle mie opinioni politiche. Mio fratello Sasha non c'è mai. Mio padre sta sempre in silenzio. Io non riesco, non ce la faccio a non leggere i giornali, a non guardare la televisione. Non riesco, non ce la faccio a non leggere i giornali, a non guardare la televisione. Prima però si parlava in modo diverso. La testa sulla così. Però nient'altro. I piedi tenevano la mano sulla spalla. Invece i più belli della classe facevano su e giù con la mano per vedere se portavamo i reggiseni. Questo mi eccitava particolarmente. Dei piccoli pionieri di Tito, generazione finale 60. Dovevano avere tre cucitori sui fianchi o niente.
ci ha fatto gli spaghetti italiani. Eravamo sporchi di sugo fino alle orecchie. Quel giorno è stato un giorno di festa. Sasha, ti ricordi le specialità culinarie della mamma? Le teste degli animali? Ora, lei nega, ma tu te lo ricordi quando ho vomitato nel piatto per colpa dell'occhio d'agnello nella zuppa? Ti ricordi quando accarezzavamo delicatamente la testina morta del bel maialetto? Quando ci faceva il solletico alle spalle con la zampa bianca, morta e fredda, e una gallina? Noi piangevamo, piangevamo, e lei rideva, rideva. Sasha, ti ricordi? Ho 30 anni e ho deciso di battezzarmi. Voglio appartenere a qualcosa e poi è anche di moda. Non bevo. Bevo poco. Voglio dire che non sono un'alcolizzata. Qui in Serbia, se una donna sa esattamente cosa le piace bere, è subito considerata un'alcolizzata. Anch'io per molto tempo classificavo le donne in base a cosa bevevano e non in base a quanto e come bevessero. Ma nella Jugoslavia di Tito bevevano tutti. Da noi, Belgrado, era ubriaca in modo diverso dall'Unione Sovietica. Belgrado beveva per il piacere. Tutti i marxisti bevevano per il piacere. Ho conosciuto Batica, un bell'uomo, pieno di muscoli. Il suo rancore verso il nostro paese fa di lui quel tipico ragazzo serbo che pende dalle labbra del nuovo messia. Vuk Drašković. Quando è comparso Vuk, per tutti quelli come Batica, è comparsa la Serbia, quell'unico nome femminile che non ingannerà mai, non li tradirà mai, non li deruberà mai. Io sono qui a protestare insieme a Batica e non so bene contro che cosa stiamo protestando, se contro la televisione statale, i socialisti o la guerra. Forse la guerra sta per arrivare. Ma io voglio stare accanto a Batica e sono pronta ad arrampicarmi su qualsiasi monumento, macchina, per dimostrare che anch'io, come Batica, aspetto una nuova rivoluzione per diventare qualcuno. Mi sono vestita al meglio. Batica. Tre dita alzate, che marcia con coraggio, perché sceglie la giustizia, l'opposizione nazionalista, ed è incredibilmente bello. All'improvviso sento una donna urlare. Oh, Pavac! Ok, sono in Arcianic! E Batica che corre, prende un sasso e lo lancia in testa ad un poliziotto. Allora ho capito che io come Batica e tante altre migliaia di persone siamo qui per dei motivi prettamente personali. Batica per colpire un poliziotto e derubare. E io per stare accanto a un ladro. La gente inizia a cadere. Arrivano le pompe piene d'acqua. I poliziotti con i manganelli. Poi vedo lei. Una donna con tre dita alzate che sta ferma davanti al getto d'acqua che lo Stato lancia contro di lei. È lei la vera eroina del momento, non io. Angelica. Come sarebbe stato bello se mi avessero ferita. A patto che non facesse troppo male. Angelica.
arrivi sempre in ritardo. Sempre in ritardo. Anch'io, come il nostro compagno Tito, volevo visitare molti paesi del mondo. Volevo visitare il Kenya, la Tanzania, l'Etiopia, l'India. Noi amavamo la Jugoslavia, tutta la mia generazione. Avevamo dei sogni. E anche se fossero stati sogni più banali, erano sempre dei sogni. Adesso sono diventati fantasmi. Quando è cominciata la guerra, negli anni 90, c'era questa idea generale che qui sta cadendo la storia e che solo uno sciocco se la sarebbe lasciata scappare. Siamo i Tras, mentre cerchiamo di convincerci che la Serbia è l'ombelico del mondo. E con lo schermo nero, i nomi dei soldati morti. E la voce cupa del presentatore, i temi importanti sono la verità, la giustizia, la dignità nazionale, la generosità. Serbia! Ecco, in che cosa credevi, Angelica? Ecco. In che cosa credi, Angelica? Odiavo Sarajevo, perché tutti lo amavano così tanto. E sono una pecora, una vera pecora, che credeva ciecamente al condottiero serbo, ai meandri della politica, intrighi, inganni, menzogne della Serbia di Slobodan Milošević. Sì, io sono stata raggirata, va bene? Però lo confesso. Io sono una casalinga serba, senza impegni, che non ha mai levato i calzini a nessuno, non ha mai fatto il pranzo a nessuno. Sono una vera casalinga serba. Una volta pronunciavo quel serba con grande entusiasmo, una volta sorridevo nelle fotografie. Adesso cerco solo di resistere. In una Serbia che splende nel suo stesso fango. Angio, ti prego, figlia mia, parti. Ho qualche soldo da parte, vai via da questo paese. Fatti una nuova vita. Mamma, non capisci che non riesco, non ce la faccio e poi per partire bisogna essere in due. Vedo certe famiglie con una specie di speranza negli occhi mentre aspettano in fila per il visto in qualche ambasciata straniera. Quella speranza la vedevo solo in certi film italiani sulla Sicilia e sull'America. Thank you.
qui, mentre le sirene gemono sopra il cielo di Belgrado durante i bombardamenti NATO. Esco poco di casa. A volte viene a trovarmi uno dei pochi amici rimasti, stanco, filosofo senza laurea. Parliamo, beviamo fondi di caffè, leggiamo. I giornali sono pieni di annunci mortuari, vengono liquidati ragazzini, capibande, nuovi businessmen della nuova Serbia. Mio fratello Sasha vuole splendere in quel fanco. Angia! Angia! Ovo è il momento, se la prendi le calova! Lui arriva a casa con una bottiglia di whisky, un anello di brillanti per me e le chiavi di un nuovo appartamento. Nessuno osa chiedere nulla. Lance, il migliore amico di mio fratello Sasha, è venuto a casa nostra a cercarlo. Lance, con me si comporta sempre con grande umiltà. Forse pensa di non piacermi, forse pensa che non mi piace il fatto che mio fratello frequenti uno zingaro. Nasser, eravamo solo dei bambini. Da quella volta della tazza sono passati quasi 30 anni. Ah già, qui non si può più vivere. Mia moglie Erika e io vogliamo andare via. Vogliamo lavorare. Da quando quegli skinheads hanno ammazzato quel bambino zingaro. Vogliamo andare via. Ci arrangeremo. Io non ho niente da darti. Prendilo. Per un buon inizio, sono brillanti e autentici, puoi sempre venderlo, ma non dirlo a Sasha, è un suo regalo. David Nasser, 39 anni, David Indira, 29 anni, David Nurka, 55 anni. David Nustrid, 54 anni. David Jovan, 4 anni. David Slobodan, 10 anni. I Davidi sono i miei amici. È stata pagata la metà del prezzo. I bambini di Davidi non pagano. Me l'ha promesso il capo, firmato Sasha. Cinque clandestini sono morti nelle vicinanze delle coste italiane. La maggior parte i rom della Serbia. Il mio anello, contributo alla storia. Che cosa vale la vita umana in questo paese? 2000, 3000, 4000 marchi tedeschi. Questo siamo noi, i piccoli pionieri di Tito, nella Serbia di Slobodan Milošević. Stamattina sono andata a trovare mio fratello Sasha in ospedale. E in ospedale con la diagnosi provvisoria di scompenso psicotico. Stamattina si è lavato davanti a me con la Coca-Cola. Bagnato con sparso di Coca-Cola che sbatte con la testa contro il muro. Mio fratello Sasha. Ora è più sano che mai.
fratello Sasha avesse saputo verso chi mandava Nasser e tutta quella famiglia Zingara, se avesse saputo che li mandava nelle mani dei criminali per cui la vita umana non vale niente, non sarebbe impazzito. Sarebbe anche lui un criminale, ma se lui guarirà. 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 Angelica. Su con la testa. Tornando dall'ospedale, mi sono fermata davanti a un banco improvvisato di libri di saggezza orientale. Tecniche sessuali giapponesi. Consigli per i serbi. Lì c'è Stanco, filosofo senza laurea, vivente storico. Siamo andati nella capanna Starzvujadin. C'è l'odore di cipolla fritta. Abbiamo bevuto del vino, molto vino, e abbiamo parlato di Kant, dell'imperativo categorico e di Dio, molto di Dio. Alle 3:05 siamo nel suo appartamento. Ci baciamo e facciamo l'amore. E io piango. Piango tutto il tempo. E Stanco ha capito. Angia, la vita è proprio strana. Se io avessi saputo che tra noi due, io domani parto, finalmente ho fatto le carte, vado in Sudafrica, scappo da questo casino. Va bene. Va bene. Tutto bene. E lo penso veramente. Da quando Sasha è in ospedale non si parla più di politica. Ascoltiamo la musica. Del mio popolo. Gli altri avevano già qualcuno. Ma questo adesso non ha importanza. Adesso sono solo preoccupata per mio fratello. A volte mi chiedo che cos'è la tristezza. E poi vedo mia madre in cucina che sta ferma davanti al forno,
taglio la cipolla e si trattiene le lacrime. Come me, in questo momento. Non so se lo chiamerò Milan o Danica. Le lacrime sono consapevolezza. Il ricordo più bello che ho è quando andiamo per la prima volta al mare. Ya, mamma, mio fratello Sasha e mio papà. Sasha e io correvamo per il porto e io non vedevo l'ora di salire sulla nave e raggiungere un'isola bellissima in Croazia. Dall'alto del ponte vedo Split diventare sempre più piccolo. L'altezza è una caratteristica morale. Niente avviene per caso. Una volta i miei occhi erano due gemme. Adesso mi servono per aspettare.